È stato, secondo me, mi ha fatto 40 minuti alla grande, dove secondo me abbiamo giocato un ottimo calcio e meritavamo di essere sul 4-0, perché comunque abbiamo creato oltre due gol, delle occasioni nitidissime davanti al portiere, e purtroppo non le abbiamo sfruttate. Questa partita era da chiudere. Poi, in questi ultimi 5 minuti, ci siamo un po' abbassati troppo e abbiamo sofferto la fisicità del Perugia, che comunque rimane un'ottima squadra formata da giocatori che hanno gamba, hanno struttura. Peccato perché erano due cross non molto, abbastanza leggibili, lenti. E se fosse chiuso il primo tempo su 2-0 sarebbe stata un'altra partita. Secondo tempo un'occasione loro, un'occasione nostra, e poi il caldo, la condizione fisica che non è ottimale, diciamo, ha fatto un secondo tempo, ha creato un secondo tempo, direi, equilibrato. Mister, buonasera. Luigi Di Marzio, il Buonasera. centro. Salve, eccoci qua. Ormai una cosa che mi ha colpito in positivo è stata la mobilità offensiva dei tre davanti. Cioè, nel senso, finalmente abbiamo visto anche un Riccardo Maniero leggermente diverso rispetto a prima, Galano che è tornato al gol. Quindi questa è la nota positiva. La nota negativa, comunque, secondo me, a prescindere al netto dei limiti strutturali di questa squadra che ha dall'inizio, però anche questa fragilità caratteriale, cioè il fatto che questa squadra si abbassi tantissimo, come se andasse un po' in tilt, questa paura di soccombere. A me questa cosa, sinceramente, calcolando la volata salvezza, un po' preoccupa più dell'aspetto tattico. Volevo sapere da lei se è d'accordo o meno con me. Grazie. Sono d'accordo sulla tua prima considerazione, che mi sono piaciuti molto, tutta la squadra mi è piaciuta, i 40 minuti, i tre davanti hanno fatto molto bene, ma anche gli inserimenti delle mezzali, soprattutto i Memusciai, c'è stato molto movimento, Maniero ha fatto un gran lavoro, veramente Perugia era in grande difficoltà, avevamo preparato la partita così, senza dare punti di riferimento, attaccando gli spazi, facendo gli inserimenti da dietro, e ripeto, Pescara meritava di essere su 4-0, questo è chiaro, l'abbiamo dimostrato, l'hanno fatto bene i ragazzi. Poi non abbiamo tanti centimetri, oggi mancava anche Scognamiglio, ma questo non è una critica, è una questione di caratteristiche dei ragazzi. La cosa che avevo chiesto è di non abbassarci troppo, perché proprio quando non hai struttura devi cercare di stare abbastanza alto per non entrare, non subire magari dei contrasti dentro l'area. Forse lì dovevamo essere più bravi a rimanere un po' più alti. Abbiamo sbagliato anche qualche transizione che si poteva ripartire, però c'è anche da dire che il Perugia è una squadra di tutto rispetto, è una squadra che si può permettere un buon aiuto in panchina, che c'ha Melchiorri, che c'ha Iemmello, che c'hanno gente di gamba, Mazzocchi, Di Chiara. Quindi io avevo preventivato che potevamo subire qualcosa a livello di cross, anche se, ripeto, il gol sono stati dei cross molto lenti, eh? Sono stati dei cross lentissimi, anche il secondo soprattutto, cioè quasi entrata la palla di Chiara doveva neanche toccarla, quindi questo è il rammarico. Però io sono fiducioso perché ho visto una bella reazione, ho visto una squadra che ha saputo lottare e soffrire, abbiamo portato a casa un punto, adesso cercheremo di recuperare energie e andare a fare questo scontro diretto a Venezia. Grazie. Arbitraggio, penso sia stato un arbitraggio normale, insomma, abbia condotto la partita in una maniera abbastanza autorevole, insomma. Mister, io volevo fare un'altra domanda sulla formazione. Ieri in conferenza stampa lei ha detto una cosa molto importante, secondo me anche molto intelligente. Io sono venuto qui per mettere nelle condizioni migliori i giocatori, di farli giocare nei rispettivi ruoli. Il Pescara ha due terzini sinistri. Le volevo chiedere come mai ha fatto giocare Balzano a sinistra, che terzino sinistro l'ha fatto molto bene nel 2011-2012 con Zeman, però non è propriamente il suo ruolo. Grazie. Beh, lui ha giocato più a sinistra che a destra quando è a Pescara. Secondo me è un giocatore che, tra l'altro, ha fatto un cross bellissimo per il gol di Maniero. Quindi lui ha giocato più a sinistra che a destra, e lo fa bene. La scelta è tattica,
mancava anche Scognamiglio nella linea, potevo scegliere anche Cristiano Del Grosso, cioè Masciangelo, sono consapevole che ho lasciato fuori due terzini sinistri, ma volevo un giocatore un po' più esplosivo e anche un po' più di esperienza nella linea. Io penso che Balzano abbia fatto un'ottima gara. Aspetta, mister, mi ascolta? Sono sì, Massimo Profeta, buonasera. Quanto buonasera. Soddisfatto, quanto invece rammaricato, perché effettivamente nei primi 40 minuti, insomma, abbiamo visto tutti la partita, avreste meritato di fare 4 gol, quindi insomma c'è molto rimpianto, ma anche soddisfazione, perché era la prima sulla panchina del Pescara. Insomma, sì, quattro allenamenti ha fatto, insomma. Beh, è stato l'esordio, ero abbastanza sereno, poi è normale che ero adrenalinico. Ho vissuto tante emozioni, condivido quello che hai detto, c'è tanta contentezza perché ho visto del bel calcio, ma ne ero sicuro. E questo mi fa ben sperare per il proseguo, perché i ragazzi hanno veramente giocato bene. Il rammarico è di migliorare queste cose. E purtroppo in 8 minuti, 6 minuti abbiamo preso 2 gol che potevamo evitare, questo ha compromesso poi la gara. E sai, in questo momento particolare dove si gioca spesso, la condizione non è ottimale, questo vale per tutti, non voglio trovare alibi assolutamente, però è chiaro che è un po' tutto atipico, quindi fossimo restati sul 2-0 anche con i cambi si poteva gestire meglio la gara, si poteva sfruttare anche meglio i contropiedi, perché l'avevo costruita così, poi magari con l'ingresso di Bocic, con l'ingresso di gente fresca come anche Crecco, si poteva ribaltare l'azione. È andata così, questo fa parte del calcio, bisogna accettarlo, bisogna prendere le cose ottime che ci sono state assolutamente e anche le cose meno buone, cercare di migliorarle e non farle più. Ecco, mister, l'ultima per quanto mi riguarda, non siete riusciti, a mio avviso, a limitare le incursioni di Mazzocchi fino a quando è rimasto in campo, perché? Mazzocchi è un giocatore, lo sapevamo, di grande cambio di passo, quindi là praticamente c'era un problema anche di smarcamento, c'era una mezzala, si smarcava sempre dietro il Musciai, bisognava un po' accettare quella scalata, però Balzano alle volte si allargava la mezzala, si allargava la punta e quindi qualcosina lì ero consapevole che potevamo pagare, però l'ampiezza dei quinti secondo me l'abbiamo poi parata bene, non ci dimentichiamo che poi, ripeto, il primo tempo è stato a senso unico perché alla fine poi parate di Fiorillo sono state veramente poche, sì forse loro hanno avuto un po' di palleggio ma appositamente gliel'abbiamo lasciato, però quando siamo ripartiti l'abbiamo fatto male, peccato, secondo me l'unica cosa che non dovevamo abbassarci, è arrivato a un certo punto, l'avevamo provato con questi giorni, dovevamo scalare in avanti e alle volte l'abbiamo fatto meno bene. Grazie mister. Grazie a lei. Abbiamo fatto un punto in casa del Perugia, certo se andiamo a vedere poi come è venuto abbiamo del rammarico, ma noi abbiamo l'obbligo di a domani di essere carichi e andare a Venezia a fare una partita importante, perché comunque abbiamo dimostrato di essere vivi, di avere giocatori straordinari che possono cambiare le gare in qualunque maniera, in qualunque momento, e quindi non sono preoccupato, sono molto carico, molto lucido, sereno, ho visto delle cose da migliorare, come dicevo prima, assolutamente, ma ho visto anche delle ottime cose, quindi ripeto, poi bisogna fare tante considerazioni, no? C'è una condizione non ottimale, si gioca spesso, ci sono 5 cambi, c'è una rosa da gestire, quindi sono consapevole che non è facile, ma lo sapevo, perché neanche il calcio ti regala niente a nessuno. Oggi di fronte è una squadra importante, però c'è una squadra forte. Quindi secondo me è un bel test, un punto mettiamo in cascina e adesso ci prepariamo a testa bassa contro Venezia.